E con noi in Largo San Francesco Soleandro, un artista che non ha bisogno di presentazioni visto che soprattutto in Sardegna è conosciutissimo. A Pasqua hai fatto un regalo ai tuoi fan perché hai dato alla luce un nuovo disco. Sì, sembrerebbe uno scherzo perché Pasqua quest'anno cadeva in pesce d'aprile, no? Primo aprile. E questo scherzo a voi la possibilità di capire se questo qui è un cane, perché si parte dal basso, come diceva un antico egiziano Akhenaton, diceva sempre: per capire il sole bisogna capire la terra, del perché il sole ha generato questo pianeta sulla quale viviamo. Io sono qui ad Alghero perché Alghero è una città un po' come la mia, Ploaghe, che nasce da una parola, alga, che ti riporta, salga l'acqua, no? L'alga che si trova sotto il mare, che sale a galla e forma questa cittadina, la Porta d'Oro del Mediterraneo. Ho qui composto nel 2018 a Pasqua appunto questo lavoro che si chiama C'est la vie, dove in copertina, come vedete, c'è uno splendido ritratto di questa perla del Mediterraneo ripresa da Maria Pia Alghero, fatta dall'artista Benassi, che si occupa proprio di architettura, di arte fatta proprio con la natura, le foglie e tutto ciò che la natura produce nel parco qua straordinario di Porto Conte. Ho fatto questo lavoro approfittando di tutti questi saliscendi del cielo e del mare, questi tramonti rosso amaranto, questi, come oggi, una giornata un po' cupa però molto silenziosa e riflessiva. Questo lavoro si chiama C'est la vie, ho utilizzato questo titolo francese immaginando una passeggiata nel cuore di Parigi pensando a questa splendida isola. Sono canzoni in lingua sarda, logudorese, logos, parola d'oro, luogo d'oro, dove nasce questa lingua che mi sono sempre battuto per portarla nel mondo, perché, come diceva uno dei miei tutori negli anni 90, Mogol, la lingua sarda è una lingua molto musicale. Se io dico Deo, so de biaghe, mi biaghe de biaghe, biaghe giulica de presu, sembra quasi una lingua dettata da un tamburo battente, no? E quindi sono 12 canzoni, alcune, la metà sono in lingua sarda, la metà sono in lingua italiana. Ed è partito appunto questo lavoro, che è disponibile online nel sito www.theperfect.it, che è un sito appositamente che ho creato apposta per poi continuare questo cammino in un progetto che sono qui proprio per raccontarvi. The Perfect, qualcuno potrà dire che non sei molto modesto. Beh, se uno punta in alto, no? La modestia, poi l'umiltà, la libertà, l'amore, cosa sono parole utilizzate forse in un modo errato nella storia. Noi siamo qui, ci incontriamo, viviamo il momento presente, perlomeno io faccio così. La parola The Perfect, vuol dire la perfezione, mi ha sempre affascinato, sin da bambino, quando vedevo la natura che si comportava in modo perfetto, il crescere delle piante, gli insetti che ripulivano la natura, gli alberi che fanno fotosintesi clorofilliana. E adesso noi, che siamo proprio in un grande mare di mer, diceva qualcuno, nel senso che l'uomo è arrivato a un punto in cui credo che stiamo vivendo una crisi evolutiva, quindi la musica, l'arte, soprattutto quale mezzo per poterne parlare e discutere, come diceva Socrate, parliamo fra di noi e cerchiamo di trovare delle soluzioni. Io mi sono sempre ritenuto un giullare dell'infinito, quindi questo sito The Perfect, che vuol dire la perfezione, proprio andate a visitarlo, perché all'interno ho organizzato proprio con l'uscita di questo album C'est la vie, c'è una canzone che si chiama Savitri, che è una parola un po' la numero 12, la tratta 12 è proprio un cantico d'amore. Savitri è una parola, non voglio svelarvi tutto, così la curiosità anche di andare a vedere di cosa si tratta, ma Savitri, che vuol dire, anticamente voleva dire il sorgere del sole, la nuova alba,
che qui per noi, per gli uomini di buona volontà, ha organizzato un contest. Cos'è un contest? Ormai tanti ragazzi amano cantare, amano dedicarsi all'arte, perché l'arte è nobile, come diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte. Quindi perché non provare a divulgare la nostra lingua attraverso una canzone che è Savitri? Quindi se mi state ascoltando, tutti coloro che amano cantare, ma solo per il gusto di star bene, di creare dentro di sé una vibrazione positiva, andate sul sito, leggete bene il regolamento e io insieme ad un'azienda che si occupa di cure dentali e di autotrapianto di capelli, metodo FUE in Istanbul e a Belgrado per quanto riguarda i denti, hanno sposato questa mia causa di divulgare la lingua sarda e questa canzone d'amore, che è un amore perfetto, e lo capirete leggendo il testo. Ci sono le traduzioni nel sito, c'è la possibilità di scaricare la base e di cantare, di riprendervi con un cellulare e poterlo pubblicare, partecipare a questo contest canoro come premio, perché è giusto che questo lavoro, che questo sforzo sia retribuito in qualche modo. Il vincitore porterà a casa un premio del valore di 3.000 euro.